Amici sportivi all'ascolto, immagini dal campo sportivo Posto di Prato La Serra, quarta giornata del campionato Primavera Team, trofeo Giacinto Facchetti, si affrontano i padroni di casa dell'Avellino, gli ospiti del Carpi. Il calcio d'inizio sarà battuto dall'Avellino, si parte proprio in questo momento. Il tiro dalla bandierina, la traiettoria è bassa sul primo palo, il destro di Favola, è la palla che termina di poco sul fondo. Il break carpigiano, occhio allo scatto di Gonsede, spinta approssimativa del Carpi, ancora Arciello, deve vedersela con Fofana, Arciello entra in aria, il destro e Rausa sul primo palo, devia in corner, il tentativo a lanciare Lucignano, la conclusione di destro di Lucignano, passaggio è corto però, il cross in piena area, anticipato di un soffio e poi la conclusione di Rescigno di testa che supera anche Zinani, duello in velocità con il numero 3. Todisco insiste sotto misura il gol, l'Avellino è in vantaggio, l'Avellino è in vantaggio, ci pare che sia stato Rausa a deviare involontariamente il pallone, il rilancio, duplice fischio del signor Natilla, dunque si va all'intervallo con l'Avellino in vantaggio per 1-0 sul Carpi. Con la battuta del tiro d'angolo di testa e il pareggio del Carpi. Al minuto numero 7. Con la battuta del calcio di punizione. Svetta sul palo più lontano Sgambati. Saccavino. Dalla distanza Saccavino. Gonsede la spizzata. Fofana, ci prova dalla distanza Fofana, il triplice fischio del signor Natilla a decretare la fine di una bella partita tra Avellino e Carpi che ha visto le squadre impattare per 1-1. Mister, stavolta grinta, tenacia, determinazione, mi hanno consentito se non altro di cancellare quello scomodo 0 in classifica. Sì, ci sto bene. Noi sappiamo che tecnicamente non possiamo giocarcela alla pari con queste grandi squadre, perché vengono da 4-5 anni messe assieme e dove vanno a fare mercato anche all'estero. Quindi ad esempio il 9 di colore è un prestito dalla Juve, quindi giocatori importanti. Noi lo sappiamo, dobbiamo giocare con grinta, determinazione, combattere su ogni palla e così magari possiamo ottenere anche qualche punto. Importante soprattutto sul gol loro non perdere di vista il controllo della gara. Sì, hai detto bene, hai fatto un'ottima osservazione. Io praticamente sono incazzato, perché arrabbiato, perché abbiamo subito secondo me il gol più stupido, perché magari lo potevamo subire prima, dove loro magari hanno fatto un'azione migliore, mentre su una palla da fermo, su una marca dell'uomo e lasciarlo libero mi fa arrabbiare, perché comunque là bisogna stare più attenti. Poi devo dire la verità, vista la squadra nelle precedenti gare ha reagito, perché nelle precedenti gare abbiamo preso dei gol in 2 minuti, 3 minuti, quindi invece abbiamo reagito e forse abbiamo, non forse, sicuramente abbiamo dato qualcosa in più cercando di vincere la partita, perché poi andare con Russo al 94esimo a fare un'azione offensiva significa che volevamo vincerla, poi non ci siamo riusciti anche per valutare degli avversari, però devo dire un bravo ai ragazzi perché hanno dato l'anima. Dal punto di vista offensivo che cosa è mancato? Ma guarda, noi comunque mancano ancora dei meccanismi, perché ci vuole un po' di tempo. Oggi ho fatto dei cambi iniziali dove c'erano 3-4 nuovi, come Esposito la punta che deve trovare condizione, come Saccavino in mezzo al campo, come Rescigno dietro, quindi non era semplice farli giocare dopo essere stati sempre fermi. E quindi dobbiamo trovare un po', ecco, la famosa amalgama, che ci stiamo avvicinando, però sono contento, dai, potevamo sicuramente sfruttare qualche ripartenza meglio, soprattutto con Arciello nel primo tempo, dove si è intestardito a portare palla, andare a fare lo scontro 2-1, dove lui magari poteva scaricare la palla prima, però devo dire che comunque nel complesso hanno lottato tutti. Adesso un'ultima battuta, c'è la sosta, poi la grande sfida con la Juventus, l'attesa per un avversario prestigioso, questi ragazzi meritano questo sogno.
Sì, guarda, questa è una partita che cioè, io non devo dire niente, cioè, nel senso che credo che ogni giocatore la vuole giocare e la prepara da sé. Noi questa settimana dobbiamo cercare di recuperare qualche acciaccato e fare questa settimana una mini preparazione, perché dobbiamo recuperare anche le energie, perché poi abbiamo giocato domenica, mercoledì, domenica, adesso questo riposo, ci prepariamo al meglio e poi penseremo l'altra settimana alla Juve. Ci tengo, come ho detto già ai vostri colleghi, a dedicare questo punto a due persone: uno al presidente Taccone, perché secondo me non merita tutte queste critiche, è una persona che ha messo dei soldi e mette dei soldi per questa squadra e che la fa vedere in Serie B da 4 anni consecutivi, cosa non successa mai negli ultimi 25 anni. Quindi un po' di rispetto in più. E poi sicuramente al vicepresidente Cubidosa, che è molto vicino al settore giovanile e lui ci tiene molto a noi e che vorrebbe in futuro fare qualcosa di positivo per questo settore.